Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video. Siamo sugli chess e proseguiamo con gli esercizi di tattica. Sono a 2065, spero di arrivare a 2200 alla fine di questo video. Intanto vediamo il primo esercizio, sembra abbastanza curioso. La prima cosa che mi viene in mente è quella di giocare alfiere G6 scacco per cercare di guadagnare la torre, ma mi sono accorto che su alfiere G6 il nero può rispondere con alfiere C2. Quindi se poi io dovessi mangiare la torre, lui mangerebbe il mio alfiere e rimarremmo con i due alfieri contrari e le due torri. Quindi no, non è questa la soluzione. Allora ho pensato a torre mangia D1, deve seguire per forza torre mangia D1 e a quel punto alfiere G6 scacco, mangio la torre e rimango con la coppia degli alfieri. Questa dovrebbe essere la soluzione corretta. Proseguiamo. Ok, me l'ha data buona. Ora penso di ottenere la coppia degli alfieri e sappiamo bene che i due alfieri valgono più della torre. Più 8, proseguiamo. Ok, questo esercizio vedo che c'è una torre in presa, vedo che c'è un alfiere in presa e come materiale siamo pari. Il punto è questo, che se mangio la torre, probabilmente c'è questa. E vado a perdere la donna, o comunque devo per forza giocare torre 3, lui mangia, donna mangia, non otteniamo nulla. Invece qui posso tranquillamente prendere in E5, perché F mangia E5, lui cosa può fare? Può giocare donna mangia F2, a quel punto ho alfiere mangia F2, giusto? Io vado. Speriamo di non sbagliare. Ok, è corretta. E anche qui un alfiere in più, quindi molto semplice. Per ora due esercizi abbastanza semplici. Vediamo questa posizione. Questa posizione ho i neri, se non mi sbaglio ho la qualità in meno. La sua donna è abbastanza attiva, però non può darmi noia in nessun modo in questo momento. Lui ha un alfiere in presa, quindi c'è da considerare che questo alfiere è in presa, può essere catturato dal cavallo. E poi cos'altro? Cos'altro? Per il momento non vedo niente. Allora, la prima che mi viene in mente è cavallo mangia alfiere. Cioè, non vedo per quale motivo non posso fare questa mossa. Proviamo. Ok. Ah, ok, però continua. Me l'ha data buona, però ha giocato donna G8. Interessante. Quindi devo pararmi da donna G8, che attacca il cavallo. E attacca il cavallo, ma non solo. Minaccia scacco in G7. Questo sarebbe un bel problema. Quindi devo fare qualcosa. La cosa che mi viene in mente è donna H6 per dare matto. Su donna H6, se lui mangia, o donna mangia H2, scacco matto. Quindi guadagno un tempo. Vediamo, donna H6. Ah, ok, me l'ha data buona. Ottimo, anche il terzo esercizio è risolto. Passiamo al prossimo. Vediamo un attimo cosa succede in questa posizione. Allora, qui ho una torre in meno addirittura. Ho una torre in meno, però ci sono diverse cose da considerare. Una è la torre in presa qui intanto, posso mangiare con scacco. Poi, ok, allora, alfiere mangia, torre mangia. Poi chissà se c'è il tema di D4, ma non lo posso fare subito perché questo pedone al momento è inchiodato. Quindi, questa è l'unica che mi viene in mente. Scacco, lui deve mangiare, per forza. Non posso dare la forchetta di pedone, ma forse posso inchiodare la torre, posso inchiodare la torre sicuramente. Poi lui ha cavallo in D1 e dopo cavallo D1 posso giocare F4. Proviamo a ricalcolare un'altra volta. Allora, alfiere mangia scacco, torre mangia, donna D4, inchiodo. Lui deve fare cavallo D1, gioco F4 e poi dovrei aver vinto, penso. Vediamo, scacco, donna qui, F4, e non dovrebbe avere più nulla lui. Al massimo può giocare donna C3, mangio, e su cavallo mangia, pedone mangia. Ok, dai, dovrebbe essere buona. Perfetto, solo più 4 mi ha dato, questo era forse abbastanza semplice questo esercizio. Vediamo quest'altro invece cosa ci dice. Allora, di nuovo qui a pezzi siamo pari.
Probabilmente, allora, a me viene in mente cavallo G3, così a impatto, perché sul cavallo G3 guadagno un tempo sulla donna e attacco poi il cavallo in E4. Devo capire dove può mettere lui la donna su cavallo G3, probabilmente da nessuna parte. Quindi mi sembra che cavallo G3 possa andare bene in questa posizione. Io direi di provarla, cavallo G3, ok, me l'ha data buona. Ah, però, interessante. In pratica se mangio... Probabilmente lui mangia di cavallo, però a quel punto c'è l'alfiere in presa. Giusto? Penso di sì. Non posso comunque giocare donna E3, penso, perché ci sarebbe per esempio alfiere F6. Quindi io provo questa. Donna mangia e qui mangio il cavallo. Ah, però c'è questa. Interessante questo esercizio. Forse l'ho sottovalutato. Forse l'ho sottovalutato. Allora. Mangio, viene qui, però c'è questo pezzo è sospeso, quindi forse posso giocare torre qui. Ah, me l'ha data buona così. Probabilmente su questa gioco questa e su questa mangio, se mi dà scacco, forse così, e se lui prende c'è scacco matto. Wow, questo era erano diverse mosse effettivamente. Passiamo al prossimo. Ha giocato torre C8. Torre C8, qui ho la qualità in meno, lui ha la donna in presa, io ho la donna in presa. Vediamo un attimo cosa possiamo riuscire a fare. E se mangio, ovviamente lui mangia con scacco, quindi non dovrebbe essere granché. Però non mi viene altro in mente per il momento. Perché se io mangio, lui mangia. E a quel punto, se do scacco, il re può andare pure qui, tranquillamente. Quindi, quali altre alternative abbiamo? Non dare la donna. Non dare la donna, per esempio, qui. Donna B5. Mi sembra una grande mossa, donna B5. Lui cosa può fare? Non può parare la casa D7. Quindi, secondo me, donna B5 potrebbe essere la soluzione giusta. Vediamola. Ottimo, va bene, molto semplici per ora direi, piuttosto semplici davvero. Wow, qui addirittura doppia regina addirittura, qui ho il bianco, però questa è impresa intanto. Ci sono diverse cose da calcolare. Scacco, lui viene in H6 e non abbiamo risolto niente. Quindi, se mangio... Lui cosa può fare? Può mangiare qui con scacco, giustamente. A quel punto io ritorno in D2 con l'alfiere e lui non dovrebbe avere nulla. So perché mi sembrano molto facili. Dovrebbe essere alfiere mangia. Proviamo. Ok, era quella giusta. Ora però lui scappa di alfiere. Perché scappa di alfiere? Perché forse vuole fare questa. Per poi attaccare 2, allora dobbiamo mandare via la donna di qui, forse donna è 2. Ok, più 14, chi l'avrebbe detto? Wow, più 14. Vediamo questa invece, qui a prima vista mi sembra che ci sia una bella forchetta in F4, però probabilmente se faccio questa lui fa questa, ma ho sempre lo scacco comunque, ho sempre lo scacco disponibile. Mi sembrano estremamente facili oggi. Ok, perfetto. Vabbè, qui posso mangiare, penso. Perché la donna è difesa dalla torre. La torre è difesa dalla donna, penso che qui posso mangiare. Ok, risolto. Più 4, effettivamente comunque mi stanno dando poco. Mi stanno dando veramente poco. Questo è curioso come esercizio. Lui ha le due torri, però sono scollegate. Ha la donna che è in difesa e anch'io ho la torre qui in A8 che comunque non gioca, è fuori gioco completamente. Questa mi sa che non funziona, ovviamente, perché lui mangia, io do scacco, lui gioca questa e se io mangio, poi lui mi mangia il cavallo. No, non va bene. Dobbiamo trovare altro, forse c'è lo scacco qui. Scacco in G3. Donna F2. Ok, abbiamo trovato un esercizio interessante. Però
Per il momento non vedo la soluzione, non mi viene nulla in mente. Donna qui probabilmente non serve a niente perché mi gioca a torre G1. Cavallo G4 non serve a niente, penso, perché lui mangia in quel caso. Allora, questa donna comunque è un pezzo debole. È un pezzo debole. Forse torre mangia E4. Gran bella mossa, se gioco torre mangia E4, lui di donna non può prendere perché seguirebbe cavallo mangia donna, su torre mangia E4 se mangia di pedone guadagno la donna e su torre mangia E4 se mangia di cavallo guadagno la donna. Esatto, interessantissimo. Vediamo. Chissà se non c'è qualcosa qui. Forse devo dare prima scacco? No, penso di no. Penso di no. Mangio. Ok. Solo più 5. Wow, questo mi sembrava sembrava abbastanza difficile. Cioè, dovevo vedere una bella mossa, no? Una mossa praticamente una mossa invisibile. Torre mangia 4, interessante. Mi ha dato solo più 5, troppo poco oggi. Prossimo. Qui sta sacrificando la torre addirittura. Cosa succede se mangio? Lui viene qui e mi dà scacco. No, non c'è scacco. Questa mi sembra una torre gratis. Se mangio, se lui mi dà scacco, sacrifico la donna. Lui dovrà, credo, mangiare da alfiere e io mangio. Ma questa mi sembra veramente molto semplice, molto easy, diciamo. Anche perché posso anche mangiare in F6 ora che mi accorgo. Posso giocare anche alfiere mangia F6, però lui giocherebbe donna mangia F6 e su re mangia H2, probabilmente alfiere mangia F2. Quindi quella più corretta mi sembra re mangia H2. Re mangia H2 la facciamo. Ok, qui sacrifico. Ok, e qui mangio. Perfetto, questo è addirittura più 12. Questo era più semplice in realtà. Passiamo al prossimo, qui non ho la donna, lui sì, però possiamo già ottenere questa torre, oppure se calcoliamo ancora meglio, non lo so, vediamo se c'è scacco, lui può fare cavallo E1, a quel punto mangio la torre, se invece do scacco lui gioca torre qui, mangio ed è scacco matto, quindi scacco deve per forza fare cavallo E1. Qui mangio e questo cavallo è inchiodato. Al massimo lui potrà fare re qui, re g2. Però su re g2 posso mangiare. Dovrei essere in vantaggio. Se mangio invece subito la torre, lui scappa forse. Può fare qualcosa, insomma. A me viene in mente scacco. Speriamo sia buona questa mossa. Perfetto. Ecco, ha parato di cavallo, ora che se qui mangio lui scappa con il re, viene in G2 difendendo la torre, quindi penso questa. Perfetto. E qui penso di mangiare. Ok, più 6. Era abbastanza semplice anche quello. Dunque, vediamo cosa succede qui invece. Siamo a 2150. Stiamo salendo piano piano. Perché mi stanno dando pochi punti. Vediamo se riusciamo a fare 50 punti abbastanza velocemente. Allora, qui ho il bianco. La posizione mi sembra abbastanza incasinata perché per il momento non vedo niente. L'unica cosa che mi viene in mente è alfiere qui, ma non so a cosa possa servire, probabilmente a nulla. Altro, cos'altro? Torre mangia, c'è cavallo mangia e non posso fare torre mangia. Ok, forse abbiamo trovato un esercizio difficile. O forse no. Allora vediamo un po' perché qui non ho calcolato gli scacchi. Qui ci dovrebbe essere scacco. È l'unica donna qui, giusto? Sì, sembrerebbe di sì. Allora, devo trovare un modo per deviare la donna. Perché comunque dopo lo scacco donna E7, come faccio a mandarla via? Quindi scacco donna qui. Cos'altro potrei fare? Forse torre 1. Torre 1 a cui dovrebbe seguire per forza donna mangia. A quel punto torre scacco.
Torre mangia forzata, pedone mangia scacco, matto, se non mi sbaglio. No, bella questa, spettacolare. Proviamo? Ok, me l'ha data giusta. Quindi io qui pensavo torre 1, donna mangia, torre e 8 scacco, torre mangia per forza, pedone mangia e vado a promozione e questo cavallo è inchiodato da questa torre, perché c'è il re. Questo è un bel esercizio. Torre 1, perché se mangio lui viene qui, se do scacco forse scappa, quindi niente, torre 1 dai, perfetto, qui mangio penso, bello questo, infatti mi ha dato più 16, bell'esercizio. Ok, 2166, prossimo, qui ho i neri, lui ha un forte attacco su H7, ho una torre in presa. Ho un cavallo in presa. Interessante. La prima cosa che mi viene in mente è salvare il cavallo, quindi giocare per esempio cavallo D4, alfiere H7, re H8. Poi lui deve spostare la donna. Deve spostare la donna e per difendere l'alfiere dovrà per forza venire qui. Quindi cavallo D4 mi sembra una grande mossa, cavallo D4, attacco la donna. Ovviamente lui non è costretto a prendere, ma può giocare anche donna C3. A quel punto segue lo scacco. Speriamo me la dia buona, vediamo. No. È il primo esercizio che sbaglio, peccato. Cavallo D4 sembra forte. Quindi abbiamo sbagliato un esercizio dall'inizio della serie. Prima o poi doveva arrivare il primo errore. Addirittura, questo è valutato 1965. Solo. No, non mi sono accorto che c'era la torre in presa. No, c'era la torre in presa qui. Probabilmente, esatto. No, vabbè, era semplice. Non ho visto la torre in presa. Vedevo solo i miei pezzi. Vedete, bisogna calcolare tutto. Dai, questo è stato abbastanza grave, questo errore. Proviamo quest'altro esercizio. Ok, qui c'è questa torre che attacca la torre. Però al momento è anche in presa, cioè è difesa solo dalla donna. Mi viene in mente donna mangia scacco, donna mangia per forza deve fare, penso, pedone mangia scacco e poi mangio la torre. Dai. Ok, perfetto, vediamo di recuperare i punti, questo era abbastanza semplice. Vediamo qui invece, qui se mangio guadagno un pezzo. Mangio, lui mangia, io mangio, è un pezzo in più. Invece se mangio, lui mangia subito, mangio qui, è un pezzo in più. Dai, non ditemi che sbaglio pure questa. Ok, scacco addirittura. A cosa serve questo scacco? Se mangio, lui gioca donna D6, scacco. F4, donna mangia, no. F4 non la posso fare perché ho la donna in presa in D1, quindi re H1 forse. Non devo mangiare, devo giocare re H1. Dai, re H1. Perfetto, più 10. Abbiamo recuperato almeno i punti di prima. Vediamo quest'altro. Qui ho il bianco. Qui il bianco, la sua donna comunque è messa abbastanza male in realtà. La sua torre qui è debole. Attacco un pedone. Qui se mangio, lui mangia. Forse posso anche provare donna C3. Insomma, ci sono diverse idee. Proviamo. Ah, difende con la torre così, eh? Però ci dovrebbe essere lo scacco qui. Sì, dai, ci dovrebbe essere lo scacco. Bene. Ok, 2174, vediamo di non sbagliare. Qui abbiamo 4 pezzi leggeri contro 4 pezzi leggeri, ok? Questo alfiere qui è inchiodato al momento. C'è la donna qui, c'è il cavallo. Io pensavo a D5, però potrei anche giocare D6. D6 attacco doppio poi sul cavallo. Questo cavallo dove va? Se viene in H4 c'è G5, quindi proviamo D6,
Addirittura mangia così. Beh, qui mangio, dai. Questa devo prendere, penso. Sì, dai, devo prendere. Ok, più 8. Forse gli ultimi 2-3 esercizi. Qui ho il bianco, mi sta dando scacco. Ho il bianco e mi sta dando scacco. Per quale motivo non posso mangiare? Oh, non si sa. Qui o mangio o gioco re F2, non ci sono alternative. No, dai, qui è piuttosto strana, però penso di poterlo accettare tranquillamente, questo pedone. Lui non ha né scacco né nulla. Proviamo a mangiare. Oh, meno male. Ecco, casomai ora da qui si fa interessante. Se mangio non ottengo nulla, lui mangia e ha la qualità in più. No, questo è veramente assurdo. Questo esercizio mi sembra complicato. Dunque, io vorrei mettere il mio cavallo qui. Però ora non posso perché c'è la torre in D7. Dobbiamo rimuovere la torre in D7. L'unica maniera è giocare torre D6, ma sembra impresa questa torre. Torre D6. Torre mangia, cavallo mangia. Attacco la torre. Lui deve fare torre mangia C7, ma a questo punto forse ho un bel doppio qui. Wow, estremamente complicata. Vediamo, torre D6. Questo si risolve con l'eliminazione del difensore. Ok. Incredibile. Scacco, mangio e difendo. Wow. Dai, qui mi deve dare tanti punti. Più 21. 2464. Siamo a 2203. Incredibile questo. Bellissimo. Questo intanto lo scacco è un trabocchetto. Però ha un senso, perché se mantengo il re in seconda, probabilmente lui ha scacco a un certo punto. Quindi se gioco re F2 non funziona, perché lui fa questa, torre D6, lui mangia, io mangio e c'è torre D2, incredibile, e lui è in vantaggio. Quindi sono d'accordo che questo veramente è un esercizio molto complicato. Qui ho fatto bene a mangiare, molto insicuro, era un 50-50, un 50-50. Lui ovviamente cavallo E7, torre D6, gran bella mossa, questa si risolve solo appunto cercando di eliminare il difensore del cavallo che è la torre. Lui qui deve mangiare, non ha niente. Mangio e poi torna tutto. Ora è molto più semplice perché il cavallo poi che mangia la torre difende anche C4. Inoltre il cavallo qui attacca anche la torre in C8. Quindi poi torna tutto. Comunque, ottimo esercizio. Abbiamo raggiunto il 2203. Ne ho sbagliato uno per ora. Ho sbagliato solo un esercizio. E grazie a tutti per la visione di questo video. Ciao e alla prossima puntata.